Finalmente la notizia che tutti quanti noi aspettavamo è arrivata, è ufficiale. Andiamo subito al dunque, le palestre resteranno aperte, le palestre non chiudono, ripeto ancora una volta, ripetiamo insieme, le palestre restano aperte. La notizia ufficiale, il nuovo DPCM è stato comunicato e finalmente tutti voi clienti sarete sicuramente contenti di continuare la vostra attività fisica, ma allo stesso tempo saranno felicissime anche coloro che gravitano intorno a questo mondo, dello sport, gli imprenditori, chi lavora in palestra, mondo che è stato, diciamo per usare un eufemismo, leggermente bistrattato, considerato di serie B nella prima fase della gestione di questa emergenza che ha colpito tutti quanti noi, non solo in Italia purtroppo. Oggi voglio leggervi alcuni stralci di un post di Vincenzo Spadafora, del ministro dello sport, che secondo me sono molto interessanti. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Giova Metrano, siete sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'avete fatto, iniziate a seguirmi. Cazzo, è caduto? Stavo cadendo, vabbè. Siete sul canale YouTube Soluzione Gio Fitness, se ancora non l'avete fatto iniziate a seguirmi, attivate la campanella, qui sotto tra le info trovate tutti i link dei miei social, mi raccomando supportate il canale, lasciate un like se questo video vi è utile, se vi è piaciuto, se avete delle critiche i commenti sono a vostra disposizione. Proprio nel video precedente ho avuto un commento nel quale mi si diceva: Gio, vai subito al dunque, non fare troppi giri di parole. E io cerco di mettere in pratica tutte le volte i vostri suggerimenti. Le palestre quindi resteranno aperte con somma gioia di tutti, nonostante i contagi continuino a salire, sono numeri impressionanti. Ed è giusto aver preso questa decisione per supportare un comparto economico che era stato bistrattato in precedenza e adesso però ha un buon risalto anche mediatico. C'è da dire però che tutto questo resta in piedi se continuiamo a mantenere le classiche norme igienico e se ci atteniamo ai protocolli che lo Stato ci ha imposto. Quindi utilizzare scarpe pulite in sala, cercare di mantenere le distanze di sicurezza, indossare le mascherine in luoghi comuni, usare l'asciugamano, eccetera. Vi dico questo perché alcune volte ho visto che non tutti rispettano rigorosamente o fanno rispettare rigorosamente questo protocollo. È vero che chi è atto a vigilare dovrebbe farlo in maniera severa, anche se molti clienti sbuffano, però tutti gli altri sono certo che ne resteranno soddisfatti e avranno la certezza di allenarsi con la massima sicurezza. Allo stesso tempo è anche vero che noi sappiamo che buttandoci da un balcone al settimo piano rischiamo la morte, non è necessario uno che ci dica guarda non fare quel salto perché puoi morire. Ognuno ha la capacità di capire che se nel proprio piccolo rispetta volontariamente in autonomia tutte le regole, la diffusione del virus è sempre limitata. Noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile l'ipotesi contagio. Ora è vero che le palestre quindi resteranno aperte, quindi potrete fare una programmazione a lungo termine, quindi non sarete costretti nuovamente a tornare nelle vostre abitazioni a fare esercizi tra i più disparati, magari fare anche i classici video che ho visto durante il lockdown che è partito da marzo fino a maggio. È anche vero che però questo tipo di decisione è frutto di un team che ha ipotizzato che tutti i soggetti che vanno in palestra tenessero al rispetto delle regole, quindi diciamo tutto questo ha un senso se nessuno pensa di essere esente da queste regole da rispettare. Rispettiamo tutto quello che c'è da rispettare, ci alleniamo nella massima sicurezza e poi viviamo il mondo fitness nel migliore dei modi. Adesso vi leggo alcuni punti che vanno proprio a rafforzare quello che ho detto poc'anzi. Il ministro Spadafora dice: lo sport è salute, promuove corretti stili di vita e tutela il benessere psicofisico e ogni suo aspetto ad ogni età e ad ogni livello. Quindi questo è determinante perché una persona che si allena dal punto di vista mentale sta molto meglio e affronta anche meglio la realtà quotidiana, ma anche la realtà lavorativa.
Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante le settimane del lockdown e nelle settimane successive. È stato tra gli ultimi settori a riprendere. Tra gli ultimi settori a riprendere. Lo ripeto, tra gli ultimi settori a riprendere. E ancora i numeri della ripresa non sono minimamente paragonabili a quelli precedenti la pandemia. Quindi tutte le strutture sportive si stanno appena riprendendo, ma i numeri che stanno facendo, quant'anche fossero entusiasmanti, sono comunque al di sotto di quello che facevano prima del lockdown. Quindi occhio. Lui dice: abbiamo fatto ogni sforzo possibile, operato a sostegno del settore con misure e risorse mai viste prima, assicurato bonus a una categoria di lavoratori finora invisibile, previsto sostegni a fondo perduto. Questo è vero, ci sono poi delle piccole precisazioni da fare, ma non è questo il video. Stiamo per attivare un fondo per alleggerire le spese derivanti dai nuovi obblighi, attenzione qui è importante, dei nuovi obblighi di igienizzazione e sanificazione al fine di tutelare l'enorme valore economico e sociale dello sport per tutti. Perché dovete sapere che se nella palestra dove vi allenate, caso vuole che magari c'è un caso positivo, naturalmente la palestra dovrà essere chiusa uno o due giorni, il tempo di una sanificazione. Sanificazione che comunque costa ed è un costo che dovrebbe sobbarcarsi il proprietario della palestra. Quindi in questo caso ci sono dei bonus che alleviano questo problema. Quindi voi vi allenate in sicurezza perché sapete che l'ambiente è sanificato, ovviamente anche voi dovreste metterci del vostro tutte le volte che utilizzate gli attrezzi, sanificate i punti di contatto con le mani. Dice: nel nuovo DPCM abbiamo tutelato non solo lo sport professionistico ma anche quello dilettantistico. Associazioni sportive, federazioni, enti di promozione hanno infatti dato prova di aver rispettato con rigore i protocolli emanati nelle scorse settimane, spesso anche affrontando spese di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi e delle strutture. Quindi lui si complimenta con tutte le strutture sportive, compresi i centri fitness, che si sono adeguati per tempo, sostenendo anche delle spese, ma facendo sì che l'ambiente sia il più idoneo possibile per l'utilizzo senza rischi. Lui dice anche che da questo provvedimento purtroppo hanno dovuto vietare il calcetto o il basket amatoriale perché non è possibile controllare chi fa una partita di calcetto. Però è anche vero che ha detto: sosterremo chi ha fatto degli investimenti, magari ha preso in gestione campi di calcetto eccetera, quindi con dei bonus, ma le partite di calcio e le partite di basket per tutti i ragazzi iscritti a scuole o a campionati potranno continuare ad esserci. Molto dipende da noi. Non dimentichiamo mai la mascherina, rispettiamo le norme e un po' di buon senso. Ecco ragazzi, io spero che questo video vi sia utile per programmare la vostra stagione sportiva. Bene ragazzi, da Joe Fitness anche oggi è tutto, l'aggiornamento promesso ve l'ho lasciato, spero di avervi fatto piacere, di aver chiarito alcuni concetti. JoeFitness910@gmail.com è la mail che dovete utilizzare se volete suggerirmi dei temi per i prossimi video o se volete delle info circa il coaching online, programmi personalizzati che faccio per voi. Non dimenticate il like, noi ci vediamo al prossimo video, sempre forza ragazzi, non si molla, noi andiamo ad allenarci.